Mariotto Show durante la nona puntata di Ballando con le Stelle, ovvero quella in cui si sono disputati i quarti di finale. Il giudice è scoppiato in un pianto dirotto dopo la prova di improvvisazione di Federica Nargi, tra i candidati alla vittoria finale. All'inizio nessuno ha preso sul serio le lacrime dello stilista venezuelano. Ci è voluto un po' per capire che fossero vere e sincere. Sembravi Miss Venezuela, ha detto alla concorrente. Il giudice ha svelato di avere nostalgia per la sua terra. Piango perché mi mancano tanto le Miss Venezuela. Giuro, quella è casa mia e non ci vado da tantissimo. La Nargi che diventa una Miss. Tu sei una Miss Universo. Scusatemi tanto. Ma editor Bella Monaca, ha ironizzato Selvaggia Lucarelli per sdrammatizzare. Guillermo Mariotto ha apprezzato l'outfit di Giovanni Pernice. Dopo l'esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno portato in pista un frizzante boogie woogie con tanto di acrobazie, Guillermo Mariotto ha mostrato di apprezzare l'outfit del ballerino siciliano. Solo oggi e solo oggi lo giuro, ho capito che ti chiami Giovanni. Perché Pernice di qua, Pernice di là, è un uccello, un pesce, non si capisce. Pernice, 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 è diventata Bianca Pernice. Invece eri Giovanni. Ciao Giovanni e sei di Palermo, vero? Raccontati, ha chiesto. Perché in canottiera ti riconosco meglio che sei di Palermo MMMO ha continuato parla, dimmi qualcosa. O vuoi parlare in inglese? Parla palermitano. Ma è vero che sei palermitano o è una menzogna? Parliamo di ballo nella tua lingua e poi nella mia. Giovanni Pernice invita Guillermo Mariotto a prendere un caffè. Milly Carlucci ha cercato di portare la discussione altrove. Sì, ma possiamo parlare di ballo? Sono di Palermo. Parliamo un'altra volta. Ci prendiamo un caffè io e tu, ha risposto Giovanni Pernice. Ok, ci prendiamo un caffè io e tu, ha ribattuto Guillermo Mariotto. Che tipo di caffè? Il caffè di Ilari o il caffè semplice? Ha chiesto Selvaggia Lucarelli. Che differenza c'è? Ha chiesto l'insegnante di danza mostrando di non conoscere quelli che gli appassionati del genere definirebbero i rudimenti del gossip. Non la sa la storia, è intervenuta Bianca Guaccero ridendo. Rossella erra contro i giudici, non sono dei robot, sono passione e cuore. Il giudice ha quindi espresso il suo giudizio. Bianca Pernice o Guaccero, è un balletto efficace, molto efficace, meraviglioso, wonderful, tutte quelle cose che dice Caroline Smith, erano perfette. Basta, ci vediamo al caffè. Per poi aggiungere, se volete che me ne vado, fate il film di Barbie e vi disfate di me per sempre, ha detto Mariotto, non apprezzando particolarmente quello che aveva visto. La voce del popolo Rossella Erra è insorta. Qui è una cosa assurda. Noi qui abbiamo una coppia che è l'eccellenza, altro che noia. È una coppia che viene e si mette in discussione. Questi ballano bene e diciamo, ah vabbè, però forse è meglio che ballano di meno, lui viene dall'Inghilterra e fa balli vecchi. Questo è un signor professionista, altro che noia. Per noi non è roba vecchia. Non sono dei robot, loro sono passione che scorre e cuore che batte. Ballando con le Stelle, è il programma più visto del sabato sera. Al momento delle palette, Guillermo Mariotto ha dato 7 alla coppia liquidando la questione con un dipenderà tutto dal caffè. Rossella Erra è letteralmente esplosa. Ma ha messo a tutti 10 e a loro 7? Ma vergognati, non si può, falsa la gara così, non si può. Milly Carlucci ha riportato subito la calma. Il popolo sovrano ha un modo fondamentale per ribellarsi ad un giudizio che non condivide, votare. È un'arma incredibile, se non siete d'accordo avete il vostro strumento del voto casa. Ballando con le Stelle, ha vinto la gara degli ascolti tenendo incollati al video 3. 446.000 spettatori pari al 26,8%. Il dancing show di Rai 1 ha sovrastato il Grande Fratello, che si è fermato a 1.803.000 spettatori con uno share del 14,7%.